molto delicata, quindi io credo che è stata una mattinata molto utile con dei segnali politici molto evidenti. Io farei tre considerazioni. La prima, bisogna fare di tutto per non far sciogliere il Consiglio Comunale e far venire un commissario, perché questo produrrebbe effetti devastanti, drammatici e tragici sulla situazione sociale ed economica e del lavoro della nostra città. Faccio solo qualche esempio perché stanno qua fuori. Se non si approva il bilancio, la stabilizzazione che si produrrà con l'emendamento che ho firmato io venerdì di circa 300 lavoratori socialmente utili entro il 31 dicembre non ci sarà. Non ci sarà il piano assunzionale dalle partecipate, non si sarà più in grado di garantire i servizi. Di questo mi assumo la responsabilità di quello che dico. Quindi se si scioglie il Consiglio Comunale, la città va nel caos. La seconda considerazione. Io sono convinto che anche nell'opposizione ci siano numerosi consiglieri che non possono accettare di essere gli esecutori di un mandante politico dello scioglimento del Consiglio Comunale di Napoli. Perché è evidente ormai a tutti, da come vanno le dinamiche, che a poche centinaia di metri da qui c'è chi vuole mandare a casa il Consiglio Comunale di Napoli. E lo si vede chiaramente dalle forze in campo che si agitano e da chi in particolare si è mosso in questi giorni. La terza considerazione che ci fa ritenere il risultato di stamattina importante è che noi abbiamo una maggioranza politica molto forte, molto coesa e molto concentrata, di 18 persone, l'avete visto anche stamattina, ma non abbiamo la maggioranza numerica. Quindi possiamo anche portare a casa il bilancio e probabilmente lo porteremo a casa, ma non è sufficiente poter governare i prossimi 6 mesi con un governo di minoranza senza avere un quadro politico di riferimento in un momento pandemico più ampio, un riferimento politico più ampio in un momento pandemico. Siamo in piena pandemia sanitaria, sociale ed economica, quindi io faccio appello alle forze moderate, responsabili, critiche, molto critiche anche, durissime nei nostri confronti, ma che non vogliono in questi 6 mesi fare il gioco politico di qualcuno e soprattutto consentire che la città possa andare nel caos. Quindi adesso in questi 10-15 giorni, perché di questo stiamo parlando, perché non c'è la diffida ancora del prefetto, noi lavoreremo per mettere in campo una fase politica forte di transizione fino alla primavera, che ci consenta quindi di avere i numeri e non andare a 18-19, 19-18, 19-19, perché in questo momento la città apprezzerebbe una maggiore unità. Quindi io faccio un gesto, come dire, che di umiltà, nella consapevolezza di non avere i numeri, ma nella stessa momento di grande forza politica e di voglia di continuare a guidare fino alla fine, di assumermi responsabilità, che in questo momento sono più le responsabilità, perché di onori e di piaceri ormai non c'è più nulla, è una fase molto drammatica, e quindi lavoreremo affinché si possa trovare un consenso politico e amministrativo più vasto per approvare il bilancio e andare oltre. Quindi io penso che oggi sia una giornata importante, perché noi dai calcoli che avevamo stanotte l'avremmo anche approvato il bilancio, probabilmente l'avremmo approvato di un voto dai calcoli che avevamo noi, ma non sarebbe bastato, saremmo andati comunque in difficoltà e in affanno nei prossimi consigli comunali. Quindi non ci interessa solo quello, ci interessa provare a costruire un quadro politico più largo. Sindaco, questa costruzione può prevedere anche un rimpasto, insomma, un rivedere la giunta, insomma, per allargare? Guardi, in questo momento sono discorsi assolutamente astratti, perché dobbiamo vedere quali sono le forze responsabili. Io vi ricordo solo un dato che rivendico con grande orgoglio in questi anni: l'alleanza con Raimondo Pasquini, che fu un passaggio secondo me decisivo nella vita amministrativa del primo mandato, dove una forza rivoluzionaria come la nostra si alleò con una forza riformista e moderata. Io avverto che nel Consiglio Comunale ci sono delle forze responsabili. Si capisce chi vuole, per ragioni ormai di natura alcune personali, altre di tipo dove c'è un mandato politico molto chiaro per sciogliere, altri invece che pur sulla posizione dell'opposizione sono pronti a un dialogo. E anche oggi ve ne sarete immagino accorti, perché le sospensioni, e non erano sospensioni
per fumarsi la sigaretta per chi fuma o bersi un po' d'acqua per chi non fuma, ma era, come dire, per provare a fare un ragionamento. Quindi io sono fiducioso, io sono molto fiducioso, e dai segnali che ho credo che si costruirà un percorso importante che metterà in minoranza chi in questo momento ha solo un obiettivo di attaccare la città e l'amministrazione che legittimamente la guida. Sì, no, chi è il mandante? La domanda non è retorica. De Luca. Posso farti pure una domanda? L'appello tuo... No, giusto la domanda. No, perché anche perché io li faccio i nomi. Il parlare chiaro in alcuni non citano mai. Io ho tanti difetti, però non mi sottraggo, lo sapete. Volevo chiederti, l'appello che tu stai facendo è rivolto alle persone, hai citato pure Pasquino, quindi sono tutto al polo moderato, no? Persone responsabili. Non c'è, come esempio. Capito come figura. Come esempio, sì, come esempio, sì. Raimondo è stato, come dicevi, come esempio di come ha funzionato, sì. Ti ricorderai benissimo, meglio di me. Sì, io penso alle forze moderate, perché noi abbiamo delle forze in questo momento oltranziste che sono identificate, che ne so, in Brambilla, in Benanzoni, in una parte, diciamo, del centro-sinistra che ormai è al guinzaglio di De Luca. Invece ci sta una parte ancora importante delle opposizioni con cui, secondo me, si può continuare a costruire quel dialogo che si è costruito in questi giorni e di cui stamattina credo si è visto qualche segnale. L'azzeramento della giunta può essere... No, questo è un tema che non è all'ordine del giorno. Vuol dire un allargamento del governo inteso, non proprio... Lo dobbiamo vedere insieme. Cioè, mancano sei mesi. Siamo in un'emergenza. Allora, dobbiamo ragionare in questo modo. Noi siamo in un'emergenza nazionale, globale dal punto di vista sanitario, pandemia sociale, autunno caldo, situazione drammatica. Di fronte a questo, secondo me è giusto che ci siano misure straordinarie, dato il momento straordinario, e considerate anche il tempo, perché comunque noi a giugno ce ne andiamo a casa. Quindi riteniamo in questo momento è semplicemente una follia cieca da chi è accecato o da interessi personali o perché ha un mandato politico molto chiaro a portare a casa l'esecuzione testamentaria da un punto di vista politico di questa amministrazione. Noi riteniamo che ci sia la possibilità di ricostruire questo percorso, costruirlo in modo forte, quindi non perdere tanto tempo a, come dire, a costruire quel numero. Non vogliamo andare dietro al numero, vorremmo provare a costruire qualcosa di più forte. Per le assunzioni in modo particolare, noi non vedete come questo. Guardi, io penso che questo bilancio, tra l'altro, è un ottimo bilancio anche dal punto di vista finanziario. C'è un bilancio che prevede assunzioni di 300, stabilizzazione 300 LSU, più di 1000 tra 20 e 21 di addetti alle società partecipate. C'è un finanziamento per i lavori socialmente utili, ci sta il recovery fund che dobbiamo seguire. Ma come si fa a pensare che tutta l'attività politica e istituzionale che noi abbiamo in atto potrà essere eseguita da un funzionario che entra là dentro e che probabilmente dovrà decidere solamente se dichiarare il dissesto sostanziale, di fatto fermarsi, al massimo pagare gli stipendi? Quindi io credo che sia semplicemente una follia politica pensare questo. Quindi io credo che di fronte a questo senso di responsabilità si può trovare a lavorare insieme e ovviamente trovare le formule per farlo, quindi non solo di chiedere il voto ma anche di farlo insieme. Insieme poi lo si trova. Assolutamente, sono sei mesi, è un'emergenza. Esatto. Emergenza nazionale, a quel punto il sindaco indica una strada, ma non è che gli altri non lo partecipiamo insieme. La maggioranza al primo punto, quindi il sindaco, la maggioranza, e poi vedere chi ci vuole dare, chi vuole sostenere la città in un momento così difficile. Lei incontrerà, diciamo, avvierà questi incontri con quest'area moderata riformista personalmente, li terrà direttamente? Incontri già avviati anche da me personalmente in questi giorni, continueranno alacremente, quindi li seguo io personalmente, assolutamente. Ma con chi non ce lo puoi dire? No, se dobbiamo vedere chi è disponibile. L'appello, no, allora, l'appello, come avete visto, l'ho fatto a tutti. Allora, l'appello, i consigli, io parlo ai consigli. L'appello l'ho fatto a tutti. Ma non ho problema a incontrare i segretari di partito. Cioè, l'alleanza, l'appello, io l'ho fatto ai consiglieri. Come avete visto, non ho fatto una distinzione. Ho parlato a tutti. Poi, per la chiarezza che mi contraddistingo, siccome voi avete fatto una domanda, ritengo, ma anche perché non sono sciocco, che ad alcuni consiglieri le mie parole entrano di qua, escono di là, e anzi, magari li consolidano ancora di più. Su altri invece, secondo me, si può aprire un ragionamento. Sicuramente non è fattibile, anche perché l'ho letta come cosa ricostruzione di alcuni giornali e di alcuni articoli. Non è praticabile l'ipotesi dell'azzeramento della giunta, tutti dentro il governo di unità cittadina da il Movimento 5, cioè non possiamo mettere esecutori e mandanti dentro al governo della città, questo è evidente. Qui noi parliamo a quelli che sono opposizione dura, opposizione forte, opposizione intransigente, ma che anche hanno la testa sul collo
il senso di responsabilità e vogliono continuare ad avviare un dialogo che già c'è, e l'avete visto stamattina, quel dialogo diventare momento di responsabilità collettiva per 6 mesi. Quindi non si può parlare di un'alleanza politica strategica, ma di un momento di responsabilità condivisa. Grazie. Grazie.